ricevuto una attività avviata nella quale abbiamo ritenuto, nel momento in cui era stata proposta, abbiamo ritenuto di vedere degli elementi di utilità per la comunità. Al tempo stesso però la delicatezza dell'argomento deve imporre delle valutazioni di opportunità oggi più intense di quelle che possono essere pensate al momento della progettazione. Oggi la realtà del Farmer Market come la vede? Allora, abbiamo avuto la possibilità di entrare in contatto con gli operatori, con i produttori agricoli e di sentire le loro istanze, le loro necessità. La questione è stata vista in un ampio disegno di quello che è la vendita in quell'area mercatale, perché è da pensare che lo stesso tipo di prodotto viene anche proposto durante il mercato del martedì, sebbene con delle provenienze che possono essere considerate diverse. Il produttore agricolo non è confondibile con un commerciante e questo deve restare l'elemento di distinguo, altrimenti se il produttore agricolo diventa commerciante inevitabilmente si apre un altro tipo di scenario. Il produttore agricolo è naturalmente anche da valorizzare sotto il forma di notizie che il comune aveva dato già con la precedente amministrazione e che aveva portato a conoscenza dei cittadini nei limiti e nei tempi che ha potuto, visto anche il periodo che c'è stata di amministrazione residua. Oggi noi abbiamo preso l'impegno di valorizzare da un punto di vista di informazione e su questo l'amministrazione, tutta la giunta ha dato benestare per una azione a cura e a carico dell'amministrazione comunale per valorizzare una cartellonistica, quindi una veicolazione della informazione e della visibilità del mercato stesso. Per cui un futuro su cui voi ci credete? Noi crediamo che il cittadino deve essere l'oggetto del nostro interesse. Se il farmer è un elemento che valorizza un servizio, noi siamo a piena disposizione. Al tempo stesso però non nascondo che nel momento stesso in cui si ragiona di farmer non si può fare a meno di ragionare delle altre attività commerciali, e quindi l'equilibrio con cui noi possiamo sostenere il farmer non deve essere una partigianeria ma una elegante e anche equilibrata capacità di saper comprendere quelle che possono essere le finalità di questo tipo di servizio rispetto a quello del mercato tradizionale. Ci sono delle idee, qualcosa in particolare che state mettendo? Abbiamo fatto una cosa, abbiamo aperto per così dire un dibattito, un confronto con gli operatori agricoli, chiedendogli quali erano le loro istanze. La prima è stata subito accolta ed è stata quella di riposizionare le bancarelle in un'area dell'area mercatale più visibile dalla strada. Anche questo piccolo intervento, che veramente è forse banale, ha, a detta degli stessi, valorizzato una capacità di attrazione e di visibilità. Vero è che moltissima gente non sa che c'è questo mercato, che c'è questa iniziativa e bisognerebbe fare qualcosa di più, ma noi possiamo come amministrazione arrivare a un certo punto, poi non possiamo sostituirci e diventare promotori commerciali di chi che sia. Purtroppo l'attività è un'attività alla fine con finalità commerciale. Riteniamo che l'iniziativa del prodotto agricolo a chilometri zero sia una bella idea. Speriamo e vogliamo che non venga snaturata, perché se il chilometro zero in realtà dopo significa trovare sui banchi dei produttori agricoli gli ananas, ecco che qualcosa non funziona, ed è quello che sono convinto, almeno i produttori agricoli che io ho incontrato non hanno assolutamente né l'intenzione né per la testa, quindi persone assolutamente molto coscienti e consapevoli. Valorizzeremo invece quelli che sono gli aspetti logistici e tecnologici, anche con l'allargamento della nuova area mercatale, quella che è in progettazione, che quindi coinvolgerà che è stata fatta ed è destinata a coinvolgere meglio, organizzare meglio il mercato tradizionale, coinvolgerà anche i produttori agricoli, perché in quel momento andremo a riposizionarli e riposizionandoli faremo il possibile affinché siano in una condizione che valorizzi la loro visibilità. Con quello che abbiamo anche messo in pista dal punto di vista della cartellonistica, affidandoci a loro, perché
perché abbiamo, non abbiamo voluto inventare qualcosa, abbiamo lasciato che loro facessero le proposte migliori e noi le abbiamo avallate, riconoscendo inevitabilmente che loro hanno già delle esperienze vissute, per esempio sul Farm & Market a Treviso, e così senza dover sconvolgere, ma semmai andare in continuità sulle esperienze magari più già collaudate e più positive. Grazie Assessore.